in bicicletta, cercando di non cadere, su Daniele Adani. Certo, io ho una teoria precisa, nessuno lo dirà, ma credo sia intervenuta la Juve per Allegri. Allegri è tornato alla Juve, Daniele non ha mai smesso di ripetere il suo pensiero. Io lo capisco perché, insomma, a pianeti di distanza abbiamo lo stesso carattere, ovvero ci innamoriamo magari di nostre tesi. Io preferisco gli allenatori che danno spettacolo. A me Allegri non ha mai convinto e di sicuro è sulla mia lunghezza d'onda, sulla nostra, Adriano De Grandis del Gazzettino. E quindi Federico Ferri, in realtà non è stata una decisione di Federico Ferri. Uno, due, può anche darsi che sia il fatto che la pesantezza del contratto, uno, e anche il fatto che Sky ha molte meno partite, ne ha poche, e quindi dovendo fare scelte si uniscono l'una all'altra cosa. Questo assolutissimamente. Però dico, ho notato anche commenti che il mio filtro di YouTube ha bloccato commenti offensivi, volgari. Non credo li meriti, Daniele. Tra l'altro Daniele era molto apprezzato da Roberto Mancini, le analisi tattiche, le sue, poi le emozioni, tutto quello che ha detto. E devo dire che in quella semifinale io avevo sentito che era particolare il suo tono, e poi si è capito perché. Poi, siccome mando tante mail, ho anche rinunciato a segnalarlo, e qualcuno tra l'altro ha ripreso il mio video, penso a Super News, dove tra l'altro non ho mai iniziato a collaborare, dovrò farlo. C'era lo spazio. Quindi, tutto sommato, a me Daniele Adani è piaciuto molto. Ha un carattere spigoloso, ha un carattere, insomma. Cioè, con i Cagliari, con Allegri, insomma, episodi ce ne sono stati. In onda Marco Cattaneo ha dovuto smorzarlo un po' di volte, soprattutto dopo l'episodio con Allegri. D'altra parte, insomma, poi fra Amazon, Mediaset, ma non credo andrà a Mediaset, credo andrà a DAZN. Per i bravi c'è sempre spazio.